una famiglia che è cresciuta molto da un punto di vista organizzativo, della credibilità. Forse quelli che hanno militato in passato, l'altro giorno pensavo proprio ad alcuni giocatori che nel 2004, 2005, 2006 hanno fatto la storia della Lazio, perché in momenti di grande difficoltà si sono rimboccati le maniche, hanno sofferto e hanno ottenuto dei risultati che, proporzionati a quelli che in questo momento viviamo, sono altro che la Champions League. Ricordo a tutti, ci sono tante persone qui che militano e lavorano alla Lazio prima della mia gestione e ancora attualmente, e ricordano com'era organizzata, quello che avevano, le difficoltà, la mancanza del pagamento degli stipendi, un centro distrutto dove addirittura non c'era nulla, non c'era anche il ristorante, non c'era nulla, c'erano le banche di legno. Oggi forse faccio una riflessione, alla luce di certi comportamenti, di quello che sto vedendo, che alcune persone non hanno colto l'importanza di far parte di una grande famiglia, una famiglia che ha una storia di oltre 100 anni, in cui ognuno svolge un ruolo e in questo ruolo si deve identificare e deve dare il massimo. Lo dico questo perché vedo tanta gente per le strade che mi fermano e mi dicono: presidente, ma che succede? Succede che probabilmente non hanno coscienza di dove vivono. La Lazio non è un punto di partenza, è un punto di arrivo. Abbiamo dato una credibilità al sistema calcistico attraverso la nostra gestione, attraverso una dirittura morale basata sui valori dello sport, il rispetto, il merito, che qualcuno dimentica, lo spirito di gruppo, che qualcuno proprio non incarna, proprio l'ha dimenticato, soprattutto perché non si rende conto che noi apparteniamo a una grande famiglia, famiglia che è un ente morale, dove il mio predecessore, che spero di continuare ad onorare, nel tempo della guerra del 15-18 cedette alla comunità, alla collettività di Roma, il proprio campo sportivo per fare gli orti di guerra per le persone che non avevano il denaro e i mezzi di sostentamento. Forse oggi ci abbiamo troppo, lo dico perché io sono stato l'artefice di questo e me ne pento oggi, lo dico con tutta onestà. Me ne pento perché vedo che non colgono che cosa significano gli sforzi, i sacrifici che tutte le persone che militano in questo club fanno quotidianamente, li dimenticano. E giustamente il mister diceva: qui tutti parlano con l'io, nessuno parla con noi. Io vorrei che in una famiglia, io sono il padre di questa grande famiglia, fosse riconosciuto a ognuno il proprio ruolo, ma anche il proprio impegno, non solo i diritti, ma anche i doveri di rispetto per il lavoro di tutti, perché c'è gente che vive per voi, l'avete visto, con quanta passione, con quanto trasporto, con quanta dedizione vi osannano. Voi esistete perché qualcuno vi rende visibili sul piano del rispetto e della considerazione. Questo purtroppo qualcuno lo dimentica. Oggi io penso di aver incontrato un uomo che può fare la differenza nel mondo del calcio, che è mister Sarri. Non lo conoscevo, ci siamo conosciuti e ritengo che sia uno che vive di passioni autentiche. Ha un trasporto per un sistema che è quello di vivere di calcio. Sembra strano, c'è gente che vive per il calcio, non come elemento di sostentamento, perché crede in certe situazioni, perché è la sua passione. E oggi, se qualcuno può pensare che il mister è precario, il mister non è precario, anzi vi dico subito che ho dato mandato al direttore, al segretario, di rinnovare per altri 2 anni il contratto immediatamente, per far capire che qui ci sono le regole che devono essere rispettate da tutti. Noi siamo i primi che le rispettiamo come club. Vedete quello che sta succedendo nel sistema.
E quando io lo dicevo 10 anni fa, mi prendevano tutti in giro, Presidente, ma qui stanno, parla, però stanno tutti nella stessa situazione. Che succede? Cioè, ma non succede mai niente. È finito il tempo in cui il silenzio diventa assenso. Oggi la gente deve dimostrare coi fatti quello che vale, perché lo pretende, perché vi dà e pretende di ricevere nella vita. Quindi questo vale anche e soprattutto nel mondo dello sport. Se uno non si applica, non ottiene i risultati. E non troviamo scuse, atteggiamenti di dire: ah, ma la colpa è no perché il mio non gioco, quell'altro non funziona. Qui non si tratta, si tratta solo di dimostrare con i propri atteggiamenti. Uno deve scendere in campo per dare il massimo. Dice: ma che c'è, te lo devo sempre il massimo. Non è vero. Io ricordo a Tare un fatto che mi è rimasto scolpito della mente. Viene Klose, lo portiamo a dormire al River Chateau, era il suo compleanno, c'era lui, la moglie, io e Tare. Gli ho offerto una torta, che è una cosa normale, era il suo compleanno. Alle 11:10 Klose sommessamente mi disse con molta umiltà: Presidente, scusi, posso andare a riposare perché domani ho gli allenamenti? Parliamo di Klose. Certo, io ho detto: vedi, persona responsabile. La mattina dopo è andato a fare gli allenamenti. Sai con chi doveva fare gli allenamenti? Con la Primavera, perché la prima squadra si era già allenata. Sul campo, così vi dico, i nostri giocatori della Primavera, che hanno fatto? Finito l'allenamento, giustamente, se ne sono andati. Hanno lasciato tutti i palloni e bottiglie, come succede adesso. Adesso, anzi, un'altra cosa, ho dato mandato alla signora, a qui alla dottoressa: io sono contro lo sperpero, perché c'è gente che muore di fame. E capisco, si visto che io vivo anche in altre attività, dove la gente si alza alle 6 di mattina per guadagnare 1.000 euro, quando vedo che le bottiglie di mezzo litro d'acqua le vengono bevute, buttate solo con 2 sorsi, mi dà fastidio, perché c'è gente che non c'ha l'acqua. L'avete visto a livello ai confini della colonia? Non bevono, non hanno l'acqua. Allora ho detto: guarda, siccome non apprezzano, allora facciamo una cosa, riduciamo il volume, invece che mezzo litro, un quarto, così, no? Questo per far capire che è un problema di testa. Klose quel giorno finisce gli allenamenti con la Primavera, tutti se ne vanno, i ragazzi, e lui che fa? Va, prende una rete, una sacca, va a raccogliere uno per uno i palloni, le bottiglie, se li mette sul corpo e li riporta dentro lo spogliatoio. Klose perché è diventato il capocannoniere dei mondiali? Per questo motivo. Perché lo dito fa il presidente e tutti lo cercano da battere? Perché è un rompiscatole, perché è uno che vuole le regole, vuole il rispetto, vuole il merito. Questa società ormai ha perso questi elementi, che sono elementi fondamentali. E quando uno non rispetta l'altro, non rispetta l'aspetto umano della persona, non ha la sensibilità di capire i problemi degli altri, non può appartenere a una famiglia. A una grande famiglia che ha una grande tradizione e che ha dei grandi valori. Quello dell'umiltà, quello del superamento degli steccati di carattere sociale, culturale, economico e razziale. Anzi, la Lazio viene additata sempre come, e non è così, perché ha dimostrato coi fatti, attraverso la mia gestione, che ha cambiato a 360 gradi, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella della mia famiglia. Lo sanno tutti, perché io credo in certi valori e li affermo e li determino quotidianamente con gli atteggiamenti e i comportamenti. Non è che qualcuno dice: ah, io voglio fare, voglio dire, sono campione, ti deve essere riconosciuto. La differenza tra giocatore normale, mi disse a me un giorno una persona, giocatore normale, buon giocatore, ottimo giocatore, campione. Il campione ha un valore aggiunto. Io devo dire che all'interno di questo gruppo c'è gente che io rispetto molto, perché ha una sensibilità, una carica di umanità di cui io ne vado orgoglioso, lo dico apertamente. Non voglio fare nomi perché qualcuno, lui l'ha già capito, perché lo dimostra quei comportamenti. Qui non conta lo stipendio, non conta quanti gol fa o quanti gol para o quante cose dimostra di saper fare, conta l'atteggiamento, perché con l'atteggiamento giusto si vince, con l'atteggiamento sbagliato si perde.
E questo è un errore fondamentale. C'è un problema di testa, un problema di... No, non è un problema di testa. È un problema che è di egoismo, di individualità. La gente non crede al valore del collettivo. Si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. Quando voi perdete, la colpa è pure la mia. Perché io sono il presidente, sono il capo di questa baracca. E quindi questa baracca oggi, ancora oggi, butta su di voi. Con comportamenti e atteggiamenti, con organizzazione, con... come dire, un trasporto per dire, vediamo di dargli il massimo. Un mio dirigente mi ha detto, presidente, lei litiga troppo. C'ha ragione forse. Perché io sono passato da una fase dove c'era la fame, lo sanno tutti, qui c'è gente che ci viveva, sa che non si pagavano gli stipendi da 3 anni, io sono entrato e pagavo 2 squadre. Gli stipendi della mia, della famosa Lazio che aveva vinto, e che non avevano pagato i stipendi, e i stipendi della povera Lazietta, che era quella mia, e che però costava un terzo, però vinceva. Guarda che tu che strano. E ha pagato pure i debiti dell'altro. Questo lo dico, dice, ma come, è la festa di Natale? No, è la festa di Natale. Che, ha fatto una domanda a Anna Falchi, dice, che cosa porti sotto la resipiscenza, la capacità di capire che cosa stiamo facendo, la capacità di fermarsi e dire... ma mi sto comportando in modo corretto nel rispetto degli interessi di tutti o solo dei miei? Ho visto che alcuni ce ne sono andati, per esempio, no? Secondo voi la mancanza di è una qualità che deve essere messa in evidenza di importanza o una mancanza di rispetto per loro, se non altro per tutti i compagni, no? Che stanno qui a sentire la romanzina. Qui non è una romanzina. Io sto facendo un appello, ve l'ho detto già una volta. Se non avete la sensibilità di capire che questa è la grande famiglia, dove ci stanno dei valori importanti che noi vogliamo portare avanti, non possono più appartenere alla nostra famiglia. Perché per noi bisogna vincere, è un aspetto fondamentale, ma bisogna vincere con determinazione, ma con orgoglio di appartenere a una grande famiglia. Vedete, nella struttura io ho messo sempre la Lazio, lo stemma, lo scudetto, per far capire, guardate, voi dovete avere l'orgoglio dell'appartenenza in tutte le cose. Dovete dire, ma quando è venuto il Sarri, ma gli ho detto, lo sa bene quello che dico, gli hanno fatto una testa così, lo dico un pazzo, dove vai, questo, e gli ho detto, scusa, gli ho detto quello che avrebbero detto, e mi ha confermato, ma lui non pensava di venire in un posto dove si potesse fare calcio. Allora bisogna capire, voi volete fare calcio o volete solo i soldi? Perché se volete solo i soldi non è questo l'ambiente in cui li potete avere. Perché noi vogliamo rendervi felici, tranquilli, felici di fare calcio. Il pallone per tutti, il calcio per pochi. Quindi significa dovete fare in maniera di essere orgogliosi di appartenere a questa famiglia. Siamo andati sempre in crescendo quest'anno... Ho voluto fare questa cosa qui perché io qui mi ci sono sposato nel 1993. Era un albergo, onestamente, perdonatemi, meglio, perché era anziano regime, vecchio stile, poi adesso è stato preso poi 10 anni fa da, vedete, un po' arabeggiante, però voglio dire, era un albergo di altissimo livello. Per dare un segnale, noi siamo la Lazio e voi forse lo dimenticate questo. Tutti lo dimenticano, però ne godete i benefici di essere la Lazio, guarda un po', sulla puntualità dei stipendi, sull'organizzazione, sulle cose eccetera. Gli altri invece, perché l'erba del vicino è sempre più verde, dice no, vado lì e poi dopo, però sopportano tutto. E quando sopporto tutto poi mi telefono e mi dice, presidente, ma posso ritornare? No, perché? Perché non ci sono più, non ci sono cavalli di ritorno da noi. Perché se non meritate questo ambiente è giusto che non ci stiate. Io punto sul mister, l'ho detto prima, perché sono convinto che attraverso un comportamento di dirittura che ha sicuramente di coerenza e di determinazione si possono ottenere dei risultati. Il tempo vedremo, mi darà ragione, ma soprattutto può consentire a voi di crescere dal punto di vista tecnico. Come uomini, prima gli uomini devono essere, perché se non sono uomini è inutile che stiano qua, è inutile che parliamo di Natale, la Befana, Capodanno, quello che è,
prima bisogna fare gli uomini. E allora gli uomini qui bisogna che si rendano conto di essere fortunati, di appartenere, ritorno a ripetere, una grande famiglia, però che ha delle regole e che io non consentirò a nessuno di disattendere. Perché io fino adesso sono stato troppo buono, ve lo dico con tutta onestà, sul presupposto che ho detto pure prima al mister, per rispetto per il mister, che non volevo fare invasione di campo. Non costringermi a fare l'odito di un tempo, perché io lo so fare molto bene, perché voglio a tutti i costi portare avanti una crescita ulteriore del sistema, prima calcistico e poi del nostro club, e non consentirò a nessuno di distruggere quello che è stato costruito con tanti sacrifici. Sono 18 anni che faccio il presidente, non me deve insegnare niente a nessuno, perché ho dimostrato nel calcio italiano di aver preso una società, questa aveva 550 milioni di debiti, 19 luglio 2004, fatturava 84 milioni e perdeva 86,5. Non abbiamo fatto mai altri miei di bilanci, è testimonio, vedete quello che sta succedendo. Ho preso una squadra che era morta, stava in eccellenza, ho portato in Serie A, l'unico caso nella storia del calcio italiano. Quindi non mi deve insegnare niente a nessuno. Posso io insegnare a voi a fare gli uomini, che è la cosa più importante, perché io l'ho dimostrato nella vita e pretendo che lo facciate voi sempre. Forza Lazio!